Parliamo con Anelli del match perso con il Renate. Allora, è stata una partita equilibrata anche oggi, il Pergo ha avuto le sue occasioni, il Renate le sue, però la giocata vincente ce l'hanno avuto ancora gli avversari. Sì, cosa c'è da dire? Siamo dispiaciuti perché è stata una partita combattuta faccia a faccia, abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, loro hanno avuto le loro e c'è da fare i complimenti per il gran gol fatto, però cioè, non, adesso non l'ho ancora rivisto, però non mi è sembrato, quindi, cioè, non mi è sembrato un errore della squadra, mi è sembrato un gran gol dell'avversario e quindi dispiace perché è stata una partita molto equilibrata e secondo me un punto non avrebbe, con un punto a ciascuno non avrebbe storto il naso a nessuno, ecco. L'unica cosa è che magari sono stati presi di quei due contropiedi quando magari si poteva stare un po' più attenti, un po' più prudenti in quel momento della gara, che era un momento decisivo, insomma. Sì, lo sapevamo che Renate era una squadra dove nei suoi punti di forza c'erano anche i contropiedi, però non è facile contrastarli sempre. E dal momento che è il loro punto di forza sono stati bravi a metterlo in atto, noi abbiamo provato in tutti i modi a contrastarli, ma sul gol mi è sembrato che la nostra difesa fosse piazzata e che comunque non fossimo in inferiorità numerica, ecco, quindi cos'altro c'è da dire? Dispiace perché è un punto perso e si guarda la prossima. Come spesso capita, insomma, la partita si risolve sui dettagli, non solo dietro ma anche davanti. Insomma, sono state quel paio di occasioni, soprattutto con le carecce, è stato piuttosto importante, insomma, anche lì bisogna essere più cattivi, magari più decisivi. Sì, anche io ho avuto un'occasione nel primo tempo che non ho saputo sfruttare al meglio sono le occasioni che stabiliscono un risultato. Non lo facciamo apposta a sbagliare, ovviamente, però c'è anche questo, c'è anche la possibilità di sbagliare, ci dispiace e lavoriamo in settimana al 200% per cercare di sbagliare il meno possibile. Questo fatto che in casa si fanno pochi punti e si vanno più vittorie in trasferta, c'è qualcosa di psicologico, c'entra qualcosa o nulla, è un caso? Casualità, non diciamo siamo in casa, abbiamo più pressione, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, ci piace, e quando andiamo in trasferta ci piace perché ci segue tanta gente, quindi dobbiamo solo che ringraziare i tifosi e lavorare ancora più duramente per ripagarli e ripagarci dagli sforzi che facciamo.